Siamo qui con Alessandro Gosma, storico dell'arte, che ha scelto di raccontarci un'opera di Guido Reni, La Salomè. Sì, è uno dei quadri un po' simbolo di questo, della Galleria Corsini, un quadro simbolo perché per molto tempo è stato addirittura il logo della galleria, ma la scelta non era casuale. È un quadro che nasce, viene realizzato da Guido Reni intorno al 1639 e viene acquistato dal cardinal Francesco Barberini. Questo è un po' un legame che unisce le due collezioni. Poi i vari passaggi collezionistici fanno sì che nel Settecento viene donato a Neri Maria Corsini, il nipote del Papa, che apprezza così tanto il dipinto da decidere di collocarlo nello studio privato del suo appartamento, che è la sala in cui ancora oggi è conservato. È un quadro molto particolare, un quadro tardo di Guido Reni, in cui Guido Reni si concentra spesso su queste eroine della storia o della Bibbia, rendendole delle eroine quasi senza espressione. In effetti, per essere una donna che sta portando su un piatto la testa di Giovanni Battista, risulta alquanto distaccata. Ed è un effetto che Guido Reni accentua anche attraverso un modo di dipingere che schiaccia indietro la testa di Salomè, resa con pennellate veloci che quasi non si vedono, e invece pennellate molto corpose che arricchiscono di materia quello che è l'abito e lo fanno venire in fuori, quindi schiacciando indietro la testa di Salomè. Era un quadro estremamente apprezzato da Neri Maria, ma non solo da lui, perché è stato anche protagonista di un episodio molto particolare. Siamo nel 1799, Neri Maria ormai è morto da qualche anno, Roma è invasa dai francesi, c'è la Repubblica Romana, le leggi sul fideicommisso che proteggeva le collezioni sono ormai state abolite dai francesi, e l'altra questione, l'altra cosa che fanno i francesi è imporre alle famiglie nobili grandi tassazioni da pagare immediatamente, e i Corsini non sanno come fare, o quantomeno non sa come fare il maestro di casa di Palazzo Corsini, perché il principe Corsini era scappato e lui era rimasto qui da solo a gestire i francesi, non sapendo come fare a pagare le lettere, a pagare questi soldi. A un certo punto, non ricevendo notizie dal principe Corsini, decide di far entrare un mercante d'arte a palazzo e con lui organizzano la vendita di 16 quadri della collezione. Questo mercante si chiamava William Otley, era un inglese ed è uno dei grandi mercanti dell'Ottocento inglese, e tra i quadri che sceglie Otley c'è proprio la Salomè di Guido Reni. Si sigla l'acquisto, i quadri vengono portati via. Quando il principe lo scopre, va su tutte le furie e cerca in tutte le maniere di bloccare questa vendita, e riesce a bloccare metà dei quadri, li ferma al porto, c'è una causa e alla fine il principe se li deve ricomprare da Otley. E tra quelli che riesce a ricomprare, uno di questi è proprio la Salomè di Guido Reni, che oggi è di nuovo al museo proprio perché il principe è riuscito a bloccarne la vendita. Altri quadri purtroppo invece sono oggi in giro per l'Europa. Ma questo ha fatto sì che, ritornato in galleria, il quadro diventa paradossalmente il più ammirato nell'Ottocento. Tutti quelli che venivano qui in galleria venivano per guardare questo quadro e la Gipsy Madonna, la Madonna Zingara di Murillo, che sono stati più copiati nell'Ottocento, i più citati dalle guide, i più ammirati dal pubblico, e non a caso nel Novecento è stato scelto come logo per tanti anni di questa galleria.